Salve a tutti, siamo Xenia e Tamara, siamo qui oggi per proporvi una nuova ricetta del nostro blog Cavolfiori, pastellati e fritti. Però prima vi invitiamo a mettere un like alla nostra pagina Facebook, a seguirci su Instagram e a visitare il nostro blog hashtag mangia e bevi senza censure di Giallo Zafferano. Allora, come prima cosa, laviamo un bel cavolfiore come questo, lo tagliamo e ricaviamo tanti fiorellini. Poi portiamo ad ebollizione una pentola con abbondante acqua salata. Allora, dopo averli cotti per una decina di minuti, mi raccomando non di più, sennò dopo si sfalderanno durante la nostra frittura, li scoliamo e li mettiamo in una ciotola con dell'acqua ghiacciata. Il risultato sarà questo. Nel frattempo prepariamo la pastella. Gli ingredienti che ci occorrono sono 130 g di farina, 10 g di sale e 200 ml di birra bella fredda, mi raccomando, così la vostra frittura risulterà più croccante. Mettiamo la farina in una ciotola. Aggiungiamo il sale. Mescoliamo. E poi uniamo la birra a filo, cercando di non formare dei grumi. Quando la pastella avrà raggiunto una consistenza liscia e omogenea, iniziamo a friggere i nostri cavolfiori. A questo punto, in una pentola non molto grande ma abbastanza alta, versiamo dell'olio di semi di girasole e lo facciamo scaldare. Controlliamo la temperatura con uno stecco e se si formeranno delle bollicine sarà pronto per la cottura. Aggiungiamo un pochino. Prendiamo i nostri fiorellini e li passiamo nella pastella. Scoliamo l'eccesso e li tuffiamo. Lo friggiamo fino a quando non si sarà formata una deliziosa crosticina dorata, poi li scoliamo e li passiamo su carta pane o carta assorbente, quella che avete a disposizione. Eccoli qua, potete servirli come antipasto o come aperitivo, accompagnati con un bel bicchiere di prosecco freddo freddo. Noi abbiamo quello di casa. Se la nostra ricetta e la nostra compagnia vi sono piaciute, mettete un like e un saluto e cin cin!